Benvenuti a tutti per questa serata un po' speciale. Sono Paolo Mazzoleni, presidente, vi do solo il saluto formale, dopodiché lascerò la parola a Daniela Volpi, che abbiamo pensato di coinvolgere, a cui abbiamo pensato di chiedere di gestire questa importante serata. E vi porto i saluti della nostra vicepresidente Corinna Morandi, che è colei che ha ideato e fortemente voluto questa serata e che purtroppo stasera per un impiccio familiare non è potuta venire, se ne è dispiaciuta tantissimo, ma vi saluta molto. Questa serata è nata da una proposta di Corinna, e che quest'anno, con quest'anno è per la prima volta in consiglio con noi e che ha avuto uno sguardo fresco sull'ordine, su tutto quello che siamo, e un giorno ci ha guardato e ci ha detto: scusate, ma tutti questi architetti meravigliosi che sono iscritti al nostro ordine, ma non ne parliamo mai. E in effetti abbiamo detto: no, in effetti non ne parliamo mai, forse dovremmo farlo. Abbiamo un albo d'onore, no, dove sono elencati, ma e quindi ci siamo detti: beh, adesso senza fretta, perché la programmazione è già densa, abbiamo tante cose da fare, ma iniziamo a programmare delle serate in cui invitare alcuni nostri colleghi che in qualche modo hanno fondato la nostra disciplina, la nostra professione nella città. Quando abbiamo deciso di fare questa cosa è stato abbastanza ovvio cominciare da Silvano Tintori. Vi racconterà Daniele, vi racconteranno tutti i nostri ospiti e vi racconterà lui stesso forse il perché. Io ho solo il privilegio di essere qui, sono stato anch'io, come credo quasi tutti voi, suo studente o qualcuno di voi collaboratore o collega, sono stato studente all'ultimo anno in un corso semestrale opzionale dalle 8:15 della mattina in fondo alla Bovisa, dove in pochi matti arrivavamo a questo corso, e nonostante abbia frequentato corsi decisamente più importanti come impegno orario e come applicazione, è forse uno dei corsi che mi ha lasciato di più e che ancora di più oggi influenza il mio modo di ragionare, e credo che questo valga per quasi tutti voi che oggi avete deciso di venire qui questa sera. Quindi grazie a Silvano di aver accettato la sfida di venire con noi stasera. So che è un impegno anche fisico di stare qui con noi, ma lo apprezziamo tantissimo. Grazie a Daniela che ha accettato di moderare e di gestire questa serata impegnativa, e quindi lascio la parola a lei. Grazie a tutti voi. Grazie Paolo, buonasera a tutti. Io non sono per niente capace di moderare una serata, però ci provo e lo faccio volentieri perché c'è Silvano Tintori. Questo incontro di stasera è un omaggio a Silvano, che è un architetto e un urbanista che non ha bisogno di nessuna presentazione. Lui è un perfetto esempio di sintesi tra la professione e la cultura. Ha un curriculum che lo mostra sempre al centro di tutti i principali processi di elaborazione dei progetti, dei suoi tempi, anche dei nostri tempi. Ha una conversazione che spesso è sorprendente, è una conversazione che fa piacere essere con lui, è ricca di citazioni, trasmette l'entusiasmo di quello che è un vero studioso, di un intellettuale di prima qualità, di un personaggio che ha fatto della professione un valore da trasmettere, e dell'evoluzione di questa trasmissione credo il vero impegno della sua vita. Lui, soprattutto in campo urbanistico, con alcuni degli interventi architettonici più significativi di ricucitura moderna della città, che è uno dei temi che gli sta più a cuore. Silvano e io abbiamo una piccola cosa in comune: a 4 anni volevamo fare gli architetti. Lui era più sicuro di me e ha disegnato una casa espressionista. Io volevo fare l'architetto, ma volevo fare anche il corridore automobilista, e pensavo che tutte le case esistessero già sotto la terra e che uscissero all'occorrenza. Ci siamo incontrati da grandi, Silvano e io per lui ho sempre avuto una grande ammirazione. Questa serata è
dedicata, la prima parte sarà una intervista che vedremo nella prima mezz'ora di stasera e che esprime molti concetti che riteniamo tutti noi, credo, io per prima fondamentali. Penso che questo ascolto, che l'ascolto di questa intervista ci arricchisca tutti un po'. Il titolo è Silvano Tintori si racconta e ci propone attraverso un racconto di vita vissuta una riflessione sulla città e sul territorio. Il progetto è di Elena Bertani per Città Bene Comune. Seguiranno gli interventi di Renzo Riboldazzi, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, e poi Maria Vittoria Capitanucci, docente di architettura e studi urbani, sempre al Politecnico di Milano, e poi Elisa Cattaneo, docente di landscape design al Politecnico di Torino. E poi da ultima ci sarò ancora io, che vi racconterò una piccola storia che non ha niente a che fare con nessuna di quelle che avete già sentito. Io mi sono iscritto alla facoltà di architettura perché volevo fare l'architetto, cosa probabilmente un po' legata alla cultura di mio padre, perché mio padre aveva cominciato a studiare da Baumeister in Lorena, poi era stato chiamato alle armi e l'avevano mandato in Libia a combattere contro i turchi, poi quando l'hanno congedato è scoppiata la guerra del 14 nell'agosto e l'hanno richiamato sotto le armi. Quindi c'è un precedente, no? Ma io ho deciso di fare l'architetto a 4 anni, perché gli amici tedeschi di mio padre ci avevano invitati ad andare ad Amburgo e sbarcando alla stazione di Amburgo, di fronte a me, c'è la Cileaus di Fritz Reger. E quando ho fatto gli esami di quinta elementare, mi hanno dato di fare un disegno libero di una casa. E io avevo fatto una casa tutta a spigoli acuti, sorprendendo la signora maestra, no? Che mi ha detto, ma dove hai visto questa casa? E l'ho vista ad Amburgo e gli ho detto, è una casa espressionista. Cosa hai detto? Chi ti ha insegnato questa parola? Ma mio papà. Questa casa io per me è un riferimento sentimentale, se vogliamo, no? Però volevo fare l'architetto. E questo segna la prima fase. Ho cominciato a occuparmi seriamente di politica nel 43, perché il segretario comunale del paese dove ero sfollato ed ero molto amico di suo figlio ci aveva ingaggiati nel settembre del 43 per portare a piccoli gruppi al confine gli ebrei che
e entravano di contrabbando in Svizzera, alla parrocchia di Voldomino, che era retta da questo sacerdote molto coraggioso, che ci ha lasciato la pelle. Don Carlo Folli, lo voglio ricordare perché è stato un uomo molto impegnato in questa cosa. E lì ho cominciato a mettere insieme una serie di cose, no? Mi ricordo che nel 38, quando sono venute le leggi razziali, mio padre era già morto. Noi bambini eravamo molto stupiti che alcuni nostri compagni non potessero più venire a scuola, no? E mia madre mi ha detto: ricordati, è una frase bellissima, mi scusi, che devi stare sempre dalla parte dei perseguitati, anche se tra di loro c'è il più acerrimo nemico. Purtroppo nel gennaio del 45 ci hanno fatto la spia e io sono stato fermato, sono stato prelevato da casa mia dalla Guardia Repubblicana. Per fortuna i fascisti cominciavano ad avere già paura e questo giovane ufficiale mi ha trascinato, avevano occupato una scuola materna, un asilo, mi ha fatto entrare in un'aula, ha chiuso la porta alle spalle e mi ha detto: stai attento che se mi tradisci te la faccio pagare ancora, né? Posso fare ancora, però vieni a testimoniare quando mi arresteranno. È stata una cosa, guardi, terribile, no? Perché io mi sentivo un traditore a dirgli di sì. D'altronde avevo paura e lui mi ha detto: guarda che aiuto anche gli altri che hanno. E io ho detto di sì. Quando sono andato al processo, ero minorenne, non hanno accettato la mia testimonianza. No? E quando siamo usciti, questo gruppetto, la gente ci ha sputato addosso perché dicevano che avevamo testimoniato per un fascista. Guardi, questa è una storia di questo popolo forcaiolo, no? Sempre disposto a passare da una parte e dall'altra, è un ricordo per me, non dico bruttissimo, però molto doloroso. Allora, a questo punto la politica mi ha portato verso la pianificazione, l'urbanistica, eccetera, eccetera. Sono entrato nella segreteria tecnica della Lega dei Comuni Democratici, no? E poi, quando si è cominciato a profilarsi il dibattito sul piano intercomunale, io avevo un'amicizia da ragazzi, perché eravamo tutti nella Giovane Socialista, con Bettino Craxi. Io sono sempre stato affiliato alla corrente di sinistra e quindi eravamo nemici politicamente parlando, però ci conoscevamo da ragazzi, quindi c'era un rapporto. Quando è venuta fuori la questione del piano intercomunale, lui mi ha detto: io ho bisogno di uno che, anche se non è, mi ricordo, mi ha detto: sì, ma io ho apprezzato molto la tua intelligenza, ma tu non capisci niente di politica. E io ho detto: perché non capisco niente di politica? Perché ragioni solo in termini di principi e non mai di conseguenze. No? La posizione mia e dei tre o quattro amici del PSI, cioè Guiducci, D'Amico, D'Alberto, era che eravamo anticomunisti ma non volevamo il centro-sinistra. Non so se è una posizione un po' bizzarra, perché la nostra convinzione era che la battaglia per rendere più liberale la sinistra si doveva fare nello schieramento di classe, no? E non, io non ero un'idea tanto stupida, secondo me, il che però ci aveva provocato parecchi problemi, insomma, no? E di questo eravamo molto convinti. Io ho lavorato con lui a Casabella, a scuola e nel suo studio. Lui aveva un rapporto con me. Di Roger si è sempre detto che, non, che era un filosofo dell'architettura, ma non era un progettista. Invece era molto creativo, solo che faticava molto ad esprimersi graficamente. Allora lui fumava delle sigarette che si chiamavano Kedive, che non avevano, avevano una scatoletta di cartoncino che si apriva a coperchio, no?
e avevano detto un foglietto con su scritto Memorandum in oro. E lui in viaggio faceva questi schizzi che mi dava e pare che io fossi l'unico capace di convertire. Quando sbagliavo mi trattava in un modo atroce. Però io ho imparato a conoscere di lui questa sua grandissima vena che non riusciva ad esprimere. Disconosco il Roger scritto, perché lui quando scriveva sentiva l'obbligo dell'Accademia, no? E rendeva rigidi e spesso sterili i suoi pensieri. Invece aveva una prontezza di spirito straordinaria, no? Aveva un'intuizione fortissima, no? Suffragata da una cultura abbastanza notevole. Ho lavorato con Ponti, ho lavorato con Albini, ho lavorato con Belgioioso. Lui aveva un altro standard culturale, no? Io avevo fatto la tesi di laurea, allora la tesi di laurea si faceva col corso di composizione, no? E ci avevano dato, immaginato che l'isolato di via Piazza della Scala, via Santa Margherita, via Cusciarati, fosse stato distrutto dalle bombe. E sullo spigolo dovevamo costruire un grattacielo. E io non ho fatto il grattacielo. Mi ricordo che Vittorio Gandolfi, che era l'assistente e che era tra l'altro amicissimo di mio fratello, col quale avevo una certa confidenza, guarda che non ti facciamo lavorare perché sei andato fuori tema, no? E allora mi hanno portato al cospetto di Portaluppi con i miei disegni, no? E Portaluppi mi ha detto, sono disegnati però molto bene, dai vieni che facciamo una bella discussione, perché era un uomo con tanti difetti, però amabile. In commissione di laurea è successo il pandemonio, no? E mi hanno difeso Rogers e De Carli. Alla fine mi hanno dato 98 centesimi e non mi hanno voluto dare il 100 perché non avevo fatto il tema, però mi hanno dato un bel voto e Rogers mi ha pubblicato il progetto su Casaferro. Se aveva avuto un incarico di grafici e costruttivi dei monumenti, perché i compositivi non lo volevano, capivano che non potevano più lasciarlo fuori perché diventava, e gli hanno dato un incarico marginale. Rogers invece voleva affrontare i problemi dei grafici e costruttivi dei monumenti anche nell'architettura moderna, trovando moltissimi ostacoli. Mi aveva anche indotto a fare la libera docenza in caratteri stilistici. E mi ricordo che allora eravamo pochi candidati e c'era l'uso di andare a riverire i commissari. Io sono andato a Torino a parlare col professor Verzone, che stimo moltissimo per carità, che mi ha detto, ma lei lo sa che l'architettura moderna non è ancora storia. E quindi guardi che io mi opporrò assolutamente a fare la libera docenza. E io ho rinunciato. Ho rinunciato, poi ho fatto la libera docenza di urbanistica. E l'ho presa al primo voto. Guardi, un altro punto cruciale della mia carriera è stato un incontro con Enzo Paci, il filosofo, negli uffici di Casabella, dove ero entrato chiamato da Rogers, e tirando fuori delle carte dalla mia borsa era scivolato fuori un libro che era La dialettica dell'illuminismo di Adorno e Horkheimer. Paci l'ha visto e mi ha detto, perché leggi quella roba? E io credevo invece di leggere qualcosa estremamente impegnato e interessante. Ci sta per uscire il famoso libro che Husserl non ha portato a termine. Lo vado a prendere di là. La crisi delle scienze europee è stato un libro che io ho faticato moltissimo a leggere, però e lì io ho avuto un'apertura che mi ha tormentato per tutta la vita, oso dire, perché ho capito che
la strada del marxismo, non tanto di Marx, ma del marxismo era chiusa. Quel libro l'avrò, non so se l'ho letto tutto, ma l'avrò letto e riletto chissà quante volte. De Carlo l'ho incontrato al piano intercomunale. Al piano intercomunale io ero entrato nel comitatone, come lo chiamavamo noi, non so di quanti membri, dal quale era stato un comitato esecutivo, perché il comitatone non riusciva a lavorare. No? Lì è nato il grande dibattito, la turbina, tutte le. Il centenario di Via Gioioso, avevo fatto un convegno al Politecnico e ho cercato di ricostruire il dibattito del PIL. È stato per certi aspetti ingenuo, però ha rotto una visione dell'urbanistica come organizzazione dell'edilizia, no? Ed è passata a, per esempio, alla difesa del territorio agricolo, e allora erano temi nuovi e temi, io credo, di poter ritenere molto importanti. Era la grande scoperta della tutela del territorio agricolo, che nel 60 veniva considerato un territorio di riserva, no? E quindi di salvare il territorio agricolo, che allora, se lei va a vedere quel fotopiano che ce l'ha in anticamera, che è fotografato nel 53, nel 63, chiedo scusa, lei vede che Milano ha ancora le dita, no? De Carlo diceva ancora le dita della gallina e non quelle dell'anitra, no? Non si erano ancora riempiti gli interstizi, no? E le nostre due idee principali erano salvare il territorio agricolo trasformandolo non tanto in parchi, alcuni casi sì, ma salvandolo come territorio suolo naturale, no? E sfruttare il sistema di trasporto non solo come gravitazione su Milano, ma anche come uscita da Milano. E quindi dotare dei punti di interscambio che servivano per chi entrava a depositare l'automobile come concentrazione delle scuole superiori che scorreggiavano a Milano, per creare un movimento contrario. Naturalmente De Carlo, mi permetto di dire, era molto aggressivo. E quindi noi eravamo in una posizione di minoranza e l'aggressività aveva creato tutta reazione. E poi aveva questa convinzione che l'orgoglio di essere di sinistra, cioè non capiscono niente, gli diciamo quello che si meritano, no? Il che ha creato una situazione che aveva imballato il piano intercomunale. Anche perché era molto difficile convincere i sindaci democristiani a cedere anche un millimetro della. Ma la cosa l'aveva anche complicata, vado giù pesante, il Partito Comunista. Perché il Partito Comunista sapeva di non avere potere dentro il Piano Comunale e allora aveva molto insistito perché l'assemblea alla Grillo uno vale uno. Naturalmente questo aveva irrigidito la DC. No. E noi avevamo cercato, Lucio ed io, di proporre invece che un piano per progetti, nel quale ogni singolo progetto avesse un intorno, no? e di far valere il potere dei comuni in funzione della superficie territoriale occupata, cioè dello spazio che occupavano. Secondo me era una strada che poteva dare qualche frutto, ma non è stata accettata. Ma io dico la verità, si critica molto l'ideologia ed è vero che l'ideologia stabilendo dei rapporti rigidi tra idee e oggetti non riesce più a tenere dietro il mutamento che si è enormemente accelerato, però era i gruppi di sinistra facevano delle battaglie. Abbiamo fatto anche delle battaglie modeste, gli standard, la 167, eccetera, eccetera. Però questo problema era presente, no? Io ho fatto anche la variante del Galatese, no? Negli anni 70, no? Abbiamo fatto 60 assemblee per cercare di. Abbiamo aperto anche uno studio
a Galaratese, che era aperto due sere alla settimana perché la gente potesse venire a vedere quello che si stava progettando, no? Ma avevano in mente alcune cose, no? Ma secondo me la politica di Milano oggi è sbagliata, nel senso che innanzitutto non si può costruire una città su un monotipo come Grattacielo, ci sono tante altre soluzioni, no? Oltretutto i costi di queste di questi grattacieli, anche di gestione, sono altissimi. Bisogna avere presente che è anche la tecnologia che mangia lavoro, e se la tecnologia andrà avanti, fra poco ci saranno più disoccupati che occupati. Gallino sostiene la tesi che il finanzcapitalismo, io trovo una parola orrenda, no? Sia per la forma che per il significato, non tende più a produrre ricchezza, ma a estrarla dagli esseri umani e dall'ambiente. E quindi a un certo punto arriverà il momento della grande crisi, no? Allora, se vogliamo entrare in questo ordine problematico, in questo orizzonte problematico, dobbiamo avere il coraggio di capire che certi modelli, per esempio questo di rivestire gli edifici, ho visto l'altro giorno passando quell'edificio in cemento armato e lamiere colorate di Urbino e dal Pas che c'è più vicino, una cosa orrenda, no, perché è omologazione, è questo desiderio di omologazione, questo rivestire gli edifici che non corrispondono, hanno rivestito anche un edificio torre che noi avevamo fatto in centro direzionale, è il monotipo, non lo so, mi pare che questo è un problema grosso, che ieri ne ho parlato con gli amici dell'Ordine degli Architetti e dice, sì, hai ragione, forse però, ma... Cioè, non puoi... la città è diversità, se la vuoi omologare, oltretutto devi renderti conto che oggi il problema dell'abitazione è un problema gravissimo, non solo per gli immigrati, ma anche per i nostri giovani, e se tu insisti su certe tipologie che sono costose, costose di gestione, li escludi dall'abitazione. Gli appartamenti di City Life, chi li compra? Quelli che avevano già le case in centro, cioè è un giro sempre all'interno, chi non riesce a acquisire la casa sul libero mercato. Il governo etiopico dice, ha dichiarato che non costruisce più edilizia sociale, per il semplice motivo che costa troppo, che non la può comprare, non l'edilizia di speculazione, l'edilizia sociale, per cui l'autocostruzione arriva al 90%. Dunque, io sono stato allievo di Giovanni Muzio, perché insegnavo urbanistica 2 al Politecnico, e noi, lui era un uomo burbero e autoritario, no? E noi lo punzecchiavamo perché lo consideravamo un fascista, no? Il mio padre ha detto, io non sono un accademico, perché non ho mai progettato una casa, ho sempre progettato un pezzo di città. Bello, eh? E io da questo ho sempre considerato l'edilizia un pezzo di città. Il mondo digitale ha perso l'idea del contesto. Credo del contesto per due ragioni. La prima è questa, il pezzo di città. No? Il secondo è che di fronte a questa deterritorializzazione, atopia, delle generazioni digitali, dobbiamo anche contrapporre un qualche cosa che le riporti nel mondo fisico, no? Con mia moglie di solito facevamo, noi le chiamavamo le vacanze monografiche, decidiamo di andare a vedere qualcosa, prendiamo la macchina e andavamo. E un anno siamo andati in Bretagna, no? E però io ho detto serviamoci a Rennes, perché Rennes è bruciata alla fine del Settecento e l'hanno ricostruita degli architetti illuministi, diciamo così, quindi c'è il contrasto tra la città medievale e questa città ordinatissima, tutta il sistema, è abbastanza
è una piccola città, non fin di quando sopra 100.000 abitanti, non piccolissima, però non è una grande. E c'è questo, proprio questo, questo forte contrasto, no? E effettivamente ti accorgi che così di primo acchito questa città così ordinata, così coerente, ti attrae, però non ti viene voglia di viverci. Ti trovi meglio nel disordine, se vogliamo chiamarlo così, dei centri storici. Me sta vivendo una grande crisi, e sta vivendo una grande crisi che però scoppierà a un certo punto, perché a forza di escludere dall'abitazione gruppi sempre più folti di persone che non possono più comprarsi la casa sul mercato, questo numero di persone aumenterà, perché con la tecnologia, le tecniche del labor saving oggi sono esiziali. Dobbiamo trovare anche forme di costruzione che rivalutino il lavoro manuale, per esempio l'autocostruzione, il recupero delle... È molto difficile come discorso, me ne rendo perfettamente conto, però ha ragione Gallino, se andiamo avanti così nel giro di 5-10 anni io sarò morto sottoterra, ma il problema scoppierà. Un bel pezzo di vita professionale, avevo ragione o no, che ci ha arricchito tutti un po'. Tocca a Renzo Riboldazzi. Buonasera. Se c'è un tratto che colpisce della figura di Silvano Tintori, questo è quello del garbo. Una caratteristica che abbiamo visto bene anche nel filmato che Elena Bertani ha realizzato per Città Bene Comune, e come credo possano testimoniare tutte le persone che lo conoscono,
più o meno bene, anche quelle che questa sera sono qui per festeggiarlo, lo contraddistingue nel suo modo di essere, gentile e disponibile appunto, nel suo modo garbato di rapportarsi agli altri e di esprimere le proprie idee, sempre con convinzione ma mai con arroganza. Ecco, rileggendo alcune delle molte cose che Silvano ha scritto per prepararmi a questo incontro, al quale anche per ragioni personali tenevo molto, allora anch'io dico le mie cose personali. Allora, con Silvano mi sono... intanto siamo nati a Novara tutte e due, sì. Lui qualche anno prima però, Poi mi sono... lui era presidente della commissione di laurea quando io mi sono laureato, e poi abbiamo presentato qui anche il mio primo libro, eri tu a coordinare proprio a questo tavolo, quindi insomma ringrazio l'ordine, il presidente, di avermi invitato, perché insomma c'è anche un po' di gratitudine, sono contento di essere qui. Allora dicevo, rileggendo alcune delle molte cose che ha scritto, mi sono chiesto se questo potesse, se il tratto del garbo potesse essere considerato caratteristico non solo della sua persona, ma anche del suo modo di lavorare come architetto, urbanista, docente universitario, ovvero nel suo modo di progettare case e uffici, di pianificare città e territori, del suo modo di praticare la didattica e la ricerca negli atenei dove ha insegnato. In altri termini mi sono chiesto, ma c'è questo garbo nel lavoro di Silvano Tintori? Ecco, io ipotizzo che tracce di questa gentilezza ci siano. Anche se andrebbe indagata meglio e anche se certo non è il criterio fondamentale con cui possiamo leggere l'opera di Silvano Tintori, il lavoro di Silvano Tintori, però sicuramente possiamo considerarlo come uno sfondo, uno dei possibili sfondi in cui collocare il suo lavoro, in un possibile un lavoro di interpretazione critica del suo lavoro. Questo incontro ha come sottotitolo La lunga storia di un architetto urbanista. No, abbiamo visto nella diapositiva che c'era proiettata prima quando siamo entrati in sala. È una storia che qui ed ora non riusciremo a percorrere, un po' Silvano stesso ce l'ha raccontata. Saranno i miei solo degli accenni, delle suggestioni che forse potranno apparire anche un po' schizofrenici, ma è una storia che certo io credo andrà scritta, non tanto e non solo per l'importanza della figura di Silvano Tintori in sé per sé, come architetto di cui vi parlerà Maria Vittoria Capitanucci, come urbanista di cui dirò qualcosa io e come teorico e uomo di cultura di cui dirà Elisa Cattaneo, che è qui di fianco a me, ma perché quella di Silvano Tintori è una vicenda che attraversa la storia della seconda metà del Novecento e sicuramente, almeno per quanto riguarda alcuni episodi urbanistici che l'hanno connotata, episodi significativi qui a Milano, in Lombardia, ma anche direi a livello nazionale, è probabilmente una vicenda che può aiutarci a comprenderci, a comprendere dall'interno ciò che è successo negli anni in cui sono state più dirompenti le trasformazioni della città e del territorio, in cui tutte le città e i comuni italiani si sono dotati di un piano regolatore, ma sulla base di quasi di quale cultura si interroga in tanti scritti Silvano Tintori, in cui si è sperimentata la pianificazione territoriale e in cui si è rivoluzionata anche la didattica universitaria, specie nelle facoltà di architettura. In altri termini, quelli sono stati anni in cui la cultura, quelli che ha attraversato, che ha vissuto Silvano Tintori, anni in cui la cultura italiana, quella cultura di ampio respiro a cui Silvano Tintori non ha smesso di guardare e praticare, evitando di lasciarsi intrappolare, diciamo, in gabbie di natura tecnicista, si è messa alla prova, ed è stata messa alla prova, su molti fronti, producendo risultati, buoni o cattivi, non è qui forse il momento di parlarne, che oggi tuttavia possiamo interpretare e comprendere anche rileggendo l'opera di figure come quella di Silvano Tintori. Ecco, naturalmente siamo tutti ben consapevoli della difficoltà, cioè dei pericoli di una lettura della storia attraverso la biografia o addirittura attraverso l'autobiografia. Tuttavia io credo che il valore di testimonianza che può avere la narrazione diretta o indiretta della vicenda di Silvano Tintori, attribuendo al termine vicenda un termine ampio che comprende allo stesso tempo l'opera e
in tutte le forme in cui si è espressa, il contesto storico, politico ed economico in cui questa ha preso corpo, possa essere, per le ragioni che dicevamo prima, assai utile. Un'utilità che però va anche oltre l'interesse storico. Se la vicenda di Silvano Tintori è di significativo interesse, io credo lo sia anche e soprattutto come chiave di lettura del presente. Nel riguardare il suo lavoro, forse è un'impressione che avete avuto anche voi, vedendo scorrere le immagini alle mie spalle o anche col filmato di prima, colpisce il susseguirsi di progetti o riflessioni teoriche che riguardano questioni tutt'altro che storicizzate. Abbiamo parlato prima del piano intercomunale, della vicenda del piano intercomunale milanese, del ruolo che ha avuto Silvano Tintori in tutta questa vicenda, e quindi c'è tutto il tema del governo del territorio, della città metropolitana, di cui ancora oggi stiamo discutendo e di cui viviamo anche i limiti di un certo tipo di approccio alla pianificazione. I primi esiti del lavoro di Silvano nel piano intercomunale milanese sono della prima metà degli anni 60. Sappiamo che con Tintori hanno lavorato molti altri, figure particolarmente significative della cultura architettonica e urbanistica italiana come Giancarlo De Carlo. Però ciò che colpisce di quel momento particolare è lo sforzo enorme di riconcettualizzazione del progetto urbanistico, che si apre non solo, come abbiamo detto, finalmente alla pianificazione territoriale, ma soprattutto un'idea di pianificazione che assume al suo interno l'economia, l'evolversi delle cose, la vita che sul territorio si svolge e dunque l'incertezza del futuro. Non era così con i piani urbanistici comunali, fino a quel momento non era così. Dico sforzo enorme perché quello del piano intercomunale milanese non è stata solo un'elaborazione teorica, ma come molte altre occasioni della vita professionale di Silvano Tintori, un'esperienza sul campo concreta che si è misurata senza snobismi con la politica, con la cultura degli amministratori, con quella dei tecnici del suo tempo, che lo possiamo facilmente immaginare, come ogni cultura burocratica di cui probabilmente erano portatori, è spesso difficile da trascinare su terreni inesplorati. Quelli di un piano, quindi, che si fa prima modello, come lo chiamavate voi, poi perfino processo, senza che per questo tutti i temi affrontati in quelle elaborazioni progettuali non si concretizzassero nella realtà spaziale del territorio, dove è implicita l'affermazione delle forme, dove cioè il governo del territorio non prescinde da una dimensione formale. Un'attenzione alle forme, alla forma dello spazio, che tuttavia non è mai fine a se stessa nell'opera di Tintori, ma è sempre esito di processi più complessi, più che della creatività individuale. Nel libro Cultura del Design, un profilo dell'arte e della tecnica nella storia della civiltà, edito da Tamburini nel 1964, Tintori cerca di superare l'idea di design che l'idea di un design che sia un problema di suppelletti, li scrivi tu, e un'idea dell'urbanistica che sia una questione di scenografia. Piuttosto di entrambe le cose, Tintori legge i segni come, scrive, sviluppi di una civiltà che non conosca discriminazioni e garantisca l'eguaglianza di ciascuno davanti alla vita e lungo tutto il suo corso. L'insegnamento di tua mamma che hai rinfrescato in questo scritto. Un libro, questo, pensato come strumento didattico, che Tintori scrive su invito di Luigi Dodi, che allora era preside della Facoltà di Architettura, dove Tintori era diventato professore ufficiale di disegno e rilievo, e che scrive come tentativo di elaborare un progetto didattico per un'urbanistica capace di assumere la complessità come quadro teorico di riferimento. Un libro che sancisce dunque una carriera accademica che durerà una vita, confermando ciò che Rogers scrive nell'introduzione del libro, ovvero che Silvano Tintori è nato per insegnare. E allo stesso tempo aggiungo io per ricercare tramite l'insegnamento, per scoprire delle cose tramite l'insegnamento.
come dimostra anche un'altra sua pubblicazione, L'individualità urbana, e c'è la copertina che qui ogni tanto spunta fuori, edita da Dedalo nel 1968, quindi qualche anno più tardi, dove ancora si intrecciano i problemi urbanistici con quelli del design, ma soprattutto dove emerge ancora l'esigenza di immaginare una didattica che sappia formare tecnici di tipo nuovo, scrivi, andando ben oltre ogni forma di aggiornamento puramente tecnologico. Ecco, qui siamo in una sede, la sede di un ordine degli architetti, dove si fanno in continuazione corsi di aggiornamento, molti di noi vengono dal mondo dell'accademia dove si fa formazione tutto il giorno, e quindi comprendiamo bene la necessità di una riflessione sui saperi e dunque sulla formazione necessaria per fare, per costruire un architetto o un urbanista oggi. Un terzo e ultimo tema, anch'esso di attualità, con cui si è misurato Silvano Tintori molti anni fa e che abbiamo già incrociato prima, è quello della partecipazione. La vicenda naturalmente è quella del quartiere Gallarattesi, di cui Tintori si occupa nella seconda metà degli anni 70 con Paolo Favole e altri, che testimonia proprio dell'esigenza diffusa di individuare modi nuovi di praticare l'urbanistica. Modi che, al di là delle parole, perché anche oggi si pratica la partecipazione, ma spesso, diciamo, un po' fumosa, modi che assumano le istanze che vengono dalle comunità come fondanti per il progetto e che abituino i progettisti a far maturare i piani lì dove dovrebbero essere applicati. Per Tintori anche questa esperienza segna una piccola svolta. La considera, scrive su Edilizia Popolare nel 74, la possibilità di fare un lavoro di base con cui mi sono accostato dopo un lungo periodo di attività condizionate dall'ottica riformistica dei primi anni 70. Immagino ti riferissi all'esperienza del PIM e a qualche altro piano che forse hai fatto nel frattempo. Il progetto del Gallarattese dunque testimonia delle potenzialità della partecipazione, ma anche dei suoi limiti. Quella fu sì un'esperienza fortemente partecipata, diceva prima Silvano nel filmato, si era aperto uno studio addirittura lì sul posto, 60 assemblee, insomma, effettivamente un'esperienza, c'erano dei gruppi molto organizzati che rivendicavano un certo modo di abitare la città e di costruire la città. E tuttavia, come fa notare Marco Romano su un numero di urbanistica del 78 dove viene presentato questo lavoro, c'è da chiedersi fino a che punto il disegno finale del quartiere, che era stato ideato inizialmente da Piero Bottoni, sia stato condizionato dall'esigenza di adeguarsi alle richieste dei cittadini, ossia invece frutto di una legittima scelta progettuale dei progettisti elaborata sulla base del loro sapere tecnico e non solo. Insomma, anche questa vicenda, io credo, è paradigmatica di quella zona grigia in cui ancora oggi l'urbanistica pare operare tra politica, società, interessi economici, portatori di un sapere tecnico evidentemente così incerto da non saper far valere le proprie ragioni. Non a caso Tintori, per Tintori questa esperienza non può essere considerata paradigmatica, scrive, per ciò che propone, ma per quanto riuscirà a implicare nel proprio processo. È una frase che scrive su Edilizia Popolare nel 74. Ora si potrebbe continuare diciamo con altri esempi, la riflessione con altri piani, quello per Cervia, dove per esempio affronta, credo sia uno dei primi piani in cui si affronta la questione della pianificazione di luoghi diciamo vittime di un turismo di massa esagerato. Ci sono delle immagini bellissime di che cos'era Cervia già in quegli anni. Potremmo parlare della variante del piano regolatore di Mantova, di cui Tintori si occupa soprattutto per quanto tiene il rapporto con le preesistenze storiche. Forse ancora più interessante sarebbe riflettere su alcuni testi critici. Penso alla sua riflessione sul piano regolatore di Milano del dopoguerra, contenuto in un volume che ha tra le co-curatrici Corinna Morandi, dove, come Cederna denuncia sul fronte della mancata difesa
del centro storico, una certa continuità della pianificazione di contenuta in quel piano con quella fascista, o c'è anche un bel numero di urbanistica dell'81 dedicato al quando era Marco Romano direttore, dedicata alla vicenda della pianificazione piemontese, in cui c'è un tuo lungo una tua lunga riflessione dedicata appunto al lavoro di Astengo e alle condizioni dell'urbanistica piemontese, in cui rilevi tutta una serie di contraddizioni che, su cui sarebbe interessante riflettere. Anche l'altro noto libro di Tintori, Piano e pianificatori dall'età napoleonica al fascismo, edito da Franco Angeli nell'85 per la prima volta, sarebbe un'altra occasione di riflessione. Qui, proprio in questo libro, come ha osservato Bernardo Secchi nella presentazione, Tintori si cimenta in una riflessione sulla possibilità di trasmissione non riduttiva ma problematica di un sapere, quello urbanistico, cumulatosi nel tempo lentamente, e tra tali incertezze da essere costantemente dubbioso della propria identità. Ecco ancora che torna questo dubbio sull'identità disciplinare. Questa era, e probabilmente è ancora, io aggiungo, il sapere degli urbanisti, a cui tuttavia non possiamo far altro che guardare, io credo, con rinnovata fiducia. D'altra parte, come sostiene con garbo appunto Silvano Tintori, il regno degli ideologi, della politica e dell'urbanistica non verrà mai, ed è bene che il mondo rimanga irredento, perché altrimenti sarebbe la fine della storia e della nostra stessa libertà. Grazie. Grazie a Maria Vittoria Capitanucci per parlare di architettura. Grazie. Allora, intanto grazie per essere stata coinvolta in questa serata, aver avuto l'opportunità di leggere meglio invece un protagonista di cui invece io non ho avuto l'occasione di poter seguire i corsi in università, e questo mi era molto spiaciuto per un caso, diciamo, perché non è che sia così giovane, e quindi questa anche occasione di poter avvicinarmi un po' a questo universo progettuale che in qualche modo ancora adesso è stato non così in maniera definitiva storicizzato o analizzato per quello che ha rappresentato in quel momento, ma soprattutto per aver avuto modo, venendo a trovarla, ma comunque riguardando i suoi scritti e anche le sue opere, guardandole con più attenzione. A volte io passo spessissimo da via Pontaccio, me la sono invece riguardata con maggiore interesse questa volta, anche avendola già notata frequentemente, per esempio quella struttura, quell'edificio, quel sistema abitativo. Ma più che altro quello che mi ha interessato di più nel corso di questa così opportunità di riflessione, che è solo iniziale, non è ancora neanche scientifica, è solo così un primo approccio a questo suo interessantissimo percorso. Quello che mi è sembrato molto affascinante è stato quello di ritrovare una modernità, una interpretazione contemporanea, moderna, a quello che è stato un po' il concetto di quegli architetti che si sono formati un po' prima di lei, quindi quei professionisti colti di cui si è parlato molto su Milano e che hanno dato moltissimo alla cultura architettonica milanese in termini appunto sia di continuità che di crisi, quindi una capacità culturale di tagliare e rompere, ma anche di ricostruire, di continuare. E in quella linea, diciamo, sicuramente rogersiana in questo senso, in cui lei è stato chiaramente così coinvolto, mi rivolgo direttamente a lei perché per me è un'occasione anche per rivolgerle delle domande e dei quesiti, è quello appunto di aver potuto ritrovare delle affinità con alcuni dei protagonisti che hanno girato intorno alla figura di Rogers nella sua generazione, quindi naturalmente nel suo rapporto anche con De Carlo, ma anche tutti quelli che sono stati i personaggi che sia intorno a Casabella che intorno invece all'insegnamento di architettura, perché non tutti hanno avuto l'occasione come lei di aver tastato i diversi campi in cui Rogers, per esempio,
ha operato, e soprattutto un luogo importantissimo che è stato il centro studi di Casabella, che è stato un altro luogo non solo di studi appunto e di approfondimenti, ma quasi di sperimentazione, di apertura ancora di più a quella internazionalità che era già una vocazione forte di Casabella. Quindi quell'aspetto poi ricondotto al discorso architettonico, perché il mio campo in questo caso era stato appunto indicato con questa riflessione sui suoi progetti architettonici, mi è sembrato un po' come la possibilità di rimandare tutto quell'apparato culturale, quella struttura culturale così forte, così impegnativa, che sicuramente voi avete vissuto attraverso la filosofia, attraverso l'eredità dei maestri precedenti, eccetera, e anche negli scontri con loro. Il fatto che lei comunque come primo impatto sceglie di non fare questa torre in Piazza Scala è una cosa che le viene riconosciuta, ma poteva costarle veramente la laurea, non so come dire, non solo poi le viene riconosciuta e viene pubblicata su Casabella. Quindi c'è anche questa capacità, come dire, di interloquire con sicuramente a questo punto anche dei personaggi che erano pronti al dialogo e curiosi di ciò che avveniva, ciascuno a proprio modo, cioè col porta con Portaluppi, l'abbiamo visto, naturalmente abbiamo detto con Rogers, l'abbiamo visto con De Carlo, perché quello che non è stato detto è, a proposito appunto dei Giovani delle Colonne, come siete stati dopo un extempore definiti dal suo racconto, che era stato molto divertente e molto piacevole, in realtà poi l'articolo su Casabella, sull'edificio, sul progetto che viene presentato della sua tesi appunto in via Santa Margherita, viene proprio firmato CDC, cioè viene firmato da Giancarlo De Carlo, e che in questi termini invece fa un'analisi molto meno, come dire, aggressiva rispetto anche al termine che avevo usato a proposito di lui precedentemente, e con cui naturalmente poi lei avrà modo di collaborare. Allora, l'architettura c'è sempre, è sostanziale, ma è un'architettura che si espande in questi ambiti che sono ambiti legati per esempio all'economia, alla politica. Allora, quello che mi piace molto è questa cosa appunto di vederla impegnato con Aldo Rossi in questo ambito che è il centro di difesa e di prevenzione sociale, in cui voi lavorate sugli aspetti urbanistici del problema delle aree arretrate italiane. Per esempio, già questo aspetto è molto, come dire, va oltre quegli architetti di cui si è detto del dopoguerra. Qui siamo proprio nel momento della partecipazione, siamo nel momento dell'attenzione a un problema che è politico, ideologico, ma no, ecco, no, è politico ed è sociale, non è ideologico, perché mi piace questa frase che ho tirato fuori da una riflessione in cui introduco la figura sostanziale del suo percorso di progettista d'architettura in questo senso, che è appunto l'incontro e lo scontro con Calzavara, che diventa un momento poi di inizio e dal 57 in poi di un percorso appunto comune nel campo soprattutto della progettazione, dove lei dice una cosa molto bella. Dice: Maurizio era comunista, eppure assertore di una progettualità come espressione naturale delle necessità della tradizione, eccetera, accettava il dialogo. Io ho sempre visto un limite nella impronta ideologica del progetto, da impregnare invece della molteplicità del luogo e della sua storia, del suo passato e del suo divenire. Mi collego quindi in questo senso con quanto detto poco fa da Renzo, cioè lei torna a parlare dell'ideologia come un fatto importante ma pericoloso in qualche modo per l'architettura, e questo è una cosa molto interessante, perché poi la si legge nei vari momenti, no, in cui magari anche soprattutto nei progetti milanesi, che in questo momento sono un po' sotto i nostri occhi, ma poi sono andato un po' a cercare, non è facile, tutta una serie di interventi che lei comunque, scuole che ha fatto a Seveso, o anche cooperative di cui mi sono segnata qui anche le ubicazioni, a parte la serie di edilizia che si trova a San Donato, ma anche le cooperative in via Maimaira qui a Milano e la Stipel, oppure anche ce n'è una anche in via Amperle. Queste cose non ce le racconta mai, ci sono tutti questi edifici vostri, di cui non ho molte immagini, ma
qui vediamo appunto l'esordio del vostro rapporto con, no, no, faccio pure, con Calzavara, no? Un altro edificio in via Guerrazzi che io ho sempre amato molto, non sapevo che fosse vostro, non l'avrei facilmente comunque ricondotto perché non conoscevo ancora il suo percorso e di cui siamo anche rimasti molto colpiti per quanto riguarda l'atrio con Renzo Riboltazzi quando siamo entrati, perché non ero mai entrata, in cui c'è anche un po' un gioco che anticipa un po' anche gli anni 70 ed è un edificio degli anni 60 e poi naturalmente un edificio che l'ha fatto molto soffrire, che è stata la realizzazione dell'Università di Brescia con progetto insomma che dal 75-87 con interventi anche di altri progettisti in alcune parti ha avuto come dire una vita piuttosto complicata e che comunque ci racconta anche altri elementi che sono quelli appunto di una della definizione di una di un campus, una master plan, di qualcosa che va oltre la dimensione naturalmente del manufatto, ma questo è un fatto assodato nella sua progettazione da sempre, cioè ogni progetto che abbiamo avuto modo di osservare che ho comunque ripreso e riportato anche in questa occasione, ha questa sempre forte valenza di disegno urbano, di attenzione a ciò che c'è e quello che può divenire. Un luogo per esempio come Piazza Marengo, che era di fatto una situazione irrisolta o con una grande cesura, una grande ferita che non era mai stata completamente definita, e tant'è che l'edificio che vedete qui, molti di noi lo conoscono, cioè lo attraversano quando vanno a teatro e dialoga con l'edificio di Zanuso, è un altro edificio molto sofferto della città, qui troviamo appunto un altro linguaggio, abbiamo un'altra relazione rispetto a quelle che possono essere riferimenti, e forse in questo edificio mi viene in mente anche quel suo primo amore nei confronti di un certo espressionismo citato inizialmente quando aveva solo 4 anni per quanto riguardava Amburgo, ma soprattutto qui c'è proprio l'attenzione per creare una, come dire, una varietà non soltanto di funzioni ma di relazioni, di affacci, di riconnessioni, perché qui c'era da ricucire un dolore diciamo cittadino e anche una situazione che invece ha un suo fascino, che è quello appunto della periferia storica della città, di quello che Corso Garibaldi rappresenta e di quello che stava già iniziando a rappresentare, perché il progetto per il piccolo era già in corso, quindi anche con una relazione con un luogo che avrebbe potuto far rinascere e modificare anche quella condizione urbana. E così poi insomma per quanto riguarda il progetto di Pontaccio di cui parlavo, che è praticamente parallelo di pochi anni successivo, dove vi è proprio anche un riferimento a volersi come si dire, a voler giocare con una cortina che sarebbe sicuramente molto rigida e molto lineare se si seguisse, se fosse seguita completamente rispetto a quello che era la sede stradale, tutto il sistema dei prospetti, e che qui invece vediamo proprio si sceglie di interrompere, riprendere anche in una varietà dei materiali che ci riportano anche a questa apparente chiusura, invece poi con queste belle aperture sono i terrazzamenti, che con poi questo fronte appunto che va verso via dei Chiostri, in cui ci sorprende anche con degli arconi inaspettati, dialogando naturalmente con tanti colleghi che intorno hanno poi costruito e di cui sicuramente per esempio immagino le faccia piacere per esempio citare anche G.P. Amonti, visto che nel 60 insieme a Gnecchi Ruscone presentate una bella mostra alla 12ª Triennale di Milano, su cui ci sarà anche lì abbastanza una polemica, ma che sarà appunto un'occasione anche interessante di riflessione sulla città storica, perché presentate il progetto di trasformazione dell'area delle 5 vie, oggi uno dei punti nevralgici della città, anzi diciamo pure una delle zone trendy della città sulla quale voi avete già riflettuto ampiamente, sempre
sempre a questo proposito, tra gli ultimi progetti che ho insomma analizzato dal punto di vista prettamente cronologico, perché arriva subito dopo l'edificio che abbiamo visto in via Pontaccio, questa grande macchina dell'abitare, del vivere, con questa corte urbana che ci riporta un po' anche all'isolato ottocentesco, ma anche all'isolato storico lombardo, ma anche, secondo me, perché no, questo progetto ha molto di ricerche e sperimentazioni che per esempio l'IBA faceva in quegli stessi anni a Berlino, quindi è degno di una situazione sì certo milanese, legge assolutamente la condizione di quelle che erano le antiche mura spagnole che lì erano presenti, viene seguito proprio questo stesso allineamento, anche la dimensione ci riporta proprio a quello che era un sistema di bastioni difensivi eccetera, però poi di fatto avviene una quotidianità, si apre, come dire, una condivisione che, se non è partecipazione, comunque è una grande corte sulla quale avvengono anche sistemi abitativi molto differenziati tra di loro, quindi con una scelta che è anche destinata a una condivisione sociale, a una presenza di diverse attività, ma anche di diversi generi di persone che possono assolutamente condividere, come è nella storia di questa parte della città in generale, soprattutto in quel momento, quando ancora non c'era stata tutta la trasformazione di Porta Nuova Varesina, non era prevedibile, era solo un momento in cui si iniziava a trasformare, tra virgolette, bonificare un'area che era quella della via Marco Polo, tutta la zona adesso che si chiama Gino Bramieri, che è stata poi aperta in realtà da loro, e dove ancora una volta l'architettura si fa colta. È una citazione di Savinio, con questa frase appunto bellissima che ci ha, almeno a me, accompagnato nella giovinezza architettonica, quando proprio ho deciso che diventare architetto, questo edificio mi affascinava proprio per quello che raccontava o ci portava a scoprire, no? Quindi qualcosa di diverso, ed è cresciuto rispetto a quello che è stata era una condizione sicuramente molto particolare, non di abbandono, ma comunque di non adeguata valorizzazione, e che invece con questo intervento ha dato in qualche modo anche un là da un punto di vista proprio della riattivazione di una serie di relazioni importanti che lì si sono iniziate ad innescare. Quindi anche questo aspetto, insomma, lo trovo estremamente interessante, estremamente stimolante per chi vuole anche avvicinarsi con più attenzione a quello che sono i temi appunto del ballatoio, della condivisione, ma soprattutto di quello che è il risultato, cioè vedere un'architettura come il risultato di universi che erano tra di loro sempre molto tangenti, che avevano sempre a che fare con il mondo naturalmente di una cultura sensibile, ma che fossero appunto di tipo sociale, sociologico, antropologico, filosofico, economico, perché a un certo punto, parlando l'altro giorno, e non sapevo, perché nella biografia forse inizialmente non era stato indicato, il professor Calzavare è stato anche consulente per delle società che si sono occupati di operare in Africa, ma consulenti appunto a livello non architettonico, ma proprio nella gestione di quello che era il sistema economico. E quindi questo aspetto, no, quando si parla di autocostruzione, quando si parla di sensibilità a temi che sono anche anticipatori di modalità molto contemporanee, devo dire, bisogna dare atto che sono state, come dire, molto molto presenti nella sua ricerca fino ad oggi. E niente, con questa immagine che, cioè, mi sembra molto significativa, chiuderei il mio brevissimo intervento su questa scoperta. Vi ringrazio per l'opportunità. Grazie Maria Vittoria. Elisa Cattaneo. Allora, grazie per questo invito molto prezioso e inaspettato. Allora, una piccola premessa: io ho un avvicinamento all'urbanistica piuttosto recente e ho una posizione
rispetto all'urbanistica geograficamente differente, nel senso che ne abbiamo parlato, io l'ho imparata negli Stati Uniti, quindi ho un approccio, diciamo, ribaltato geograficamente, quindi anche un po' ribaltato criticamente. Ho avuto il privilegio di conoscere il professor Tintori la settimana scorsa e devo dire che mi ha immediatamente sedotta. Avendomi sedotta, io gli rubo i libri, così ho il pretesto di rivederlo la volta successiva. Adesso gli ne ho rubato uno perché mi ha promesso un discorso su Enzo Paci e sulla città americana, quindi insomma c'è un po' questo gioco che io gli rubo i libri per tentare di rivederla sostanzialmente. È difficilissimo parlare di Tintori, della sua posizione rispetto alle teorie urbane, perché lui ha sempre questa necessità di un ordine superiore, e parlare di ordini superiori e parlare di filosofia, che lui cita con grandissima dimestichezza e con grandissima esattezza, è particolarmente difficile proprio per la efficacia, la conseguenzialità e la precisione con la quale lui usa la filosofia. La filosofia è come una necessità, un ordine superiore che proprio utilizza poi nell'attuazione dei piani, e soprattutto una filosofia specifica che a noi adesso è paradossalmente più nota, ma che nel momento della sua formazione lo era meno, che è la filosofia della crisi. La filosofia della crisi implica innanzitutto una critica alla filosofia esatta, quindi quando Enzo Paci gli ha detto "ma cosa stai leggendo?", intendeva proprio quello, l'abbandono alle posizioni manichee, alle posizioni dialettiche, che implicavano in quel momento la critica al movimento moderno, il movimento moderno come processo di territorializzazione e una visione di territorio assoluta che eliminava le differenze, e che appunto viveva in quel momento un momento di grandissimo dibattito. Era il momento in cui più o meno nello stesso periodo c'era il dibattito di Contropiano, quindi c'era la questione di Tafuri, insomma una periodizzazione piuttosto complicata, e il suo professore di Torino sbagliava, perché il moderno era già stato teorizzato e storicizzato dal Pevsner nel 1936, quindi era già storia. Non è vero che era ancora così attuale, c'era questo tentativo di trascinamento. Quindi innanzitutto lui critica i sistemi filosofici esatti, si avvicina verso le filosofie della crisi, che significano un indebolimento delle posizioni forti in primis, e soprattutto la capacità di unire gli eterogenei, cioè di accettare il fatto che non c'è possibilità né nel pensiero né in un piano di trovare una sintesi perfetta e un momento di equilibrio. Quindi l'accettazione della crisi e del flusso, della dinamicità come elemento permanente, che è facile da pensare ma difficilissimo da trasformare poi in quello che è lo spazio costruito, quindi l'ultimo esito di quello che è il movimento del pensiero. Tintori immediatamente denuncia come dire, la sua quasi necessità di autenticità del pensiero, e proprio per questo si radica ai filosofi della crisi. Lui anche nella sua progettazione cerca l'autenticità, non abbandonandosi mai sull'architettura e anche sull'urbanistica del saputo, come dire, del noto, ma tenta sempre un processo rifondativo. Questo è assolutamente straordinario, innanzitutto implica uno sforzo immenso, la capacità immensa di trovare un'origine tutte le volte, un'origine che però volutamente non è mai una sintesi finita, quindi lavora in questo flusso continuo. Riguardo a questo, la terminologia, per esempio, che usa Tintori, la terminologia è sempre sostanzialmente importante, perché il rapporto è il nostro modo per, è uno dei modi che noi usiamo per codificare il mondo. Uno dei termini che lui usa più frequentemente è il termine ricorsivo. Il termine ricorsivo non è un termine, come dire, vago, è un termine che appartiene alla teoria della complessità. Morin chiaramente dice ricorsivo, dialogico e il principio logrammatico. Il ricorsivo è proprio questa, la capacità di dialogia, di interazione continua fra le parti, senza che le parti abbiano mai appunto un momento di equilibrio. La ricorsività è per, diciamo, utilizzare la ricorsività e questa dinamica continua, Tintori cita frequentemente almeno tre autori sui quali lui si radica. Il primo è un autore meraviglioso che è Whitehead, sull'idea di processo. Whitehead mette in moto il soggetto, evita appunto questa ontologia assoluta, questa metafisica, questa ideologia perfetta. Lui sempre
si è radicato contro l'ideologia o comunque contro la fissità dell'ideologia, Whitehead mette in moto finalmente il soggetto. Whitehead è un autore straordinariamente interessante, lavora poi anche sulla natura con queste forme sempre aperte, appunto sempre dinamiche in movimento. Sotto traccia si legge una critica a Darwin, quindi a chi non cita, perché il nemico non si cita neanche mai. Quindi sostanzialmente la realtà viene messa in moto, la fenomenologia viene messa in moto, il soggetto finalmente dopo anni di immanenza viene messo in moto e ha la possibilità di agire concretamente in un sistema più grande di lui. Questo è tipico di una certa fenomenologia, le posizioni sono diverse, ma Whitehead ha sicuramente un ruolo principale in proprio questa idea di processualità. Il secondo è sicuramente Heidegger per questo esserci che non significa essere in un luogo, ma significa proprio la capacità del soggetto di trovare una propria autenticità, quindi la capacità di nominare autenticamente se stesso, la sua relazione con il mondo, e soprattutto la questione del tempo. L'esserci vuol dire pensare a un tempo che è sempre un flusso, sempre un continuo, ma è anche un eterno presente, e questo è un altro elemento che lui cita in continuazione. Ma il passaggio più forse interessante è che tutti questi autori della fenomenologia, diciamo, tedesca, che poi in realtà ha avuto una virata francese, con insomma c'è un momento un po' complicato lì, però interessante, in Italia vengono veicolati proprio da Enzo Paci. Enzo Paci è uomo straordinariamente complesso, straordinariamente e psicologicamente difficile, che però riesce a importare queste teorie, la fenomenologia come nuova possibilità di relazione col mondo. Enzo Paci, che fonda Out, e già il titolo è assolutamente interessante, che rimprovera Tintori e dice leggi Husserl, perché c'è questo nuovo modo di pensare all'antideologia, c'è un nuovo modo di pensare al soggetto come elemento attivo. Enzo Paci, che frequenta Roger, ci sono molteplici lettere fra loro due, che fonda poi il relazionismo, che sarà la posizione fondativa di quello che diventerà poi il pensiero debole, quindi Rovatti e Vattimo. Enzo Paci diventa una figura assolutamente cruciale, credo, per il pensiero di Tintori, almeno per due o tre ragioni. Il primo è per questa posizione che ha sempre Paci di disoccultamento. Paci disocculta le grandi strutture, le sovrastrutture del pensiero, le ideologie, e fonda proprio questa posizione del relazionismo. Relazionismo è la capacità di pensare alle cose se sostanziate in termini di relazione, quindi non è una perdita né della sostanza né un'ipersoggettività. E questa possibilità, che anche Tintori cita sempre, per esempio in relazione al moderno, non di negarlo ma di tentare questa manifestazione continua e conflitto continuo, perché la crisi e il conflitto generano sempre degli aspetti assolutamente positivi, fra ciò che è diverso e assolutamente distante da me come soggetto. Quindi Enzo Paci, che appunto lui cita per questo disoccultamento, viene anche citato per un'altra condizione, per la vibrazione di ordine strutturale, che sembra una cosa difficilissima, ma invece pensare a una struttura che contemporaneamente è vibrante, che quindi mette in moto degli elementi che sono sempre in oscillazione, per un piano urbanistico è straordinario. E per l'urbanistica cosa fa Tintori? Cita e fonda tre, non diciamo neologismi, perché il neologismo implica sempre un po' un concetto di origine strano, ma chiama l'urbanistica in tre modi: l'urbanistica della presenza, l'urbanistica della differenza, e poi parla di piano modesto. L'urbanistica della presenza è proprio questa capacità heideggeriana dell'esserci in relazione all'altro, e la non divisibilità fra il soggetto e l'oggetto, fra la grande teoria e il soggetto che può agire all'interno di un sistema più grande e partecipare. L'urbanistica della differenza, che poi lui tratta in termini di partecipazione, è proprio la capacità non solo di accogliere il diverso, l'altro, eccetera, ma tutto quello che è eterogeneo in una città, che è moltissimo, perché non è solo la cultura, l'antropologia, ma sono sistemi diversi, sono le risorse rispetto all'uso del suolo, sono una visione necessariamente, come dire, di territorio rispetto a quella di terra, quindi una più generica e positivista rispetto a quella della necessità invece più locale e anche più ordinaria. Quindi è la capacità dell'unione del molteplice. L'urbanistica della differenza, lui
la fa agire, perché è un'urbanistica agita, cioè può agire la sua, in diversi progetti, per esempio in quello di Cervia. Allora, come si fa questa differenza? Questa differenza, e questo è interessante per la città contemporanea, non è l'integrazione, è l'accettazione del diverso, è il diritto anche all'opacità di qualcuno che vive la città diversamente da te e tu non lo omologhi, non forzi a un'identità collettiva. Questo è un passaggio piuttosto, come dire, interessante, perché in genere ci si maschera dietro questa cosa dell'integrazione. L'integrazione è una grandissima falsità, perché nega l'alterità. E Tintori su questo sta molto attento, infatti nei suoi processi partecipativi, ma anche per esempio nella perequazione, che è uno strumento efficacissimo per questa alterità, lui è molto attento anche all'opacità, che non è un termine, come dire, scontato nella pianificazione. Il diritto di un'opacità, il diritto di nascondersi di una popolazione, è un termine per esempio attualissimo. I profughi afghani si nascondono a Istanbul e hanno delle mappature assolutamente opache. Quindi questa è l'urbanistica della differenza, appunto una differenza che non è solo una differenza antropologica, ma una differenza fra, per esempio, gli elementi della città. Quali sono gli elementi permanenti, gli elementi storici che devo riscoprire, questo terreno che devo, come dire, cominciare a far parlare, cosa rilevo di, appunto, alterità e differenze? Questo ricorda molto un testo straordinario e bellissimo che lui cita sotto traccia, che è ovviamente Le parole e le cose di Michel Foucault. Nell'introduzione Foucault fa questa un'introduzione straordinaria, uno dei pezzi più belli che siano stati scritti, credo, nel secolo scorso. Lui parla di Borghese, dell'enciclopedia degli esseri immaginari. Unendo cose diverse, il piano di consistenza cambia. E questo è fondamentale. Cambiare il piano di consistenza vuol dire proprio cercare sempre una nuova origine, un nuovo modo di pensare alle cose. Questi eterogenei diversi non vanno mai in linearità rispetto a quello che so o quello che è stato appurato, ma rifondano in continuazione. E la sensazione che c'è, leggendo Tintori, che questo dubbio, comunque sempre dell'incertezza, che dell'esperimento scientifico che rifondi ogni volta dei nuovi piani di consistenza, ci sia sempre. Questo implica un'energia straordinaria, una velocità di pensiero straordinaria, una capacità logica straordinaria. E si intravede sempre sotto traccia. Quindi io credo che, poi c'è il piano modesto, che è un altro concetto straordinario, che aprirebbe una parentesi meravigliosa. Stato modesto, piano modesto, una parola scomodissima per l'urbanistica, la modestia. Il piano modesto ovviamente viene ripreso, cioè il piano, come dire, si rifà al concetto di stato modesto, ma nel piano modesto c'è innanzitutto l'eliminazione della burocrazia e quindi della sovrastruttura nella costruzione di una società, ma c'è proprio questa anche capacità di glissando direbbe di relazione poetica fra le parti, la capacità appunto del soggetto di mantenere un'identità nell'alterità, eccetera. Bisognerebbe aprire una grandissima parentesi, insomma, sul piano modesto. Certo che l'urbanistica della presenza, l'urbanistica della differenza, il piano modesto sono termini con i quali noi non siamo più assolutamente in grado di colloquiare. Quindi la prima sensazione che si ha di fronte a Tintori è un senso di assoluta inferiorità, di incapacità intellettuale. E questo ci dovrebbe far riflettere, nel senso che nel nostro olismo adesso dell'ambiente o riduzionismo dei contenuti, la capacità di entrare efficacemente con posizioni logiche esatte in temi urbanistici è straordinariamente difficile, è uno sforzo che noi non ci chiediamo più. Tintori ci obbliga a questo sforzo, ci obbliga alla capacità di costruire un pensiero volutamente complesso, nel senso anche di disciplinarmente complesso, di costruirlo con esattezza, di essere sempre nuovamente rifondativi con un piano di consistenza che abbiamo stabilito come il nostro, che lui ha stabilito proprio nella filosofia della crisi. E questo è uno sforzo straordinariamente grande, quello che ci chiede, uno sforzo nel quale appunto non siamo più abituati, ma credo che forse dovremmo esercitarci a pensare meglio, pensare di più. E la prima cosa che ci chiede Tintori è proprio questa, la capacità di far diventare l'urbanistica in primis una capacità cognitiva, cioè di relazione fra noi e il mondo, di nominarla secondo dei processi più esatti e poi di costruirla attraverso lo spazio dell'urbanistica, lo spazio dell'architettura. Grazie.
Grazie. Tre interventi straordinari per un personaggio straordinario che se ne è meritato tutto quello che è stato detto. Adesso ho io una piccola storia che non ha niente a che fare con tutte le cose che hanno detto loro di Silvano, ma mi piace lo stesso chiudere raccontandovela, e poi se Silvano avrà voglia di dirci qualche cosa potrà farlo, se non ne avrà voglia e sarà stanco noi lo ringraziamo lo stesso. E io ho bisogno di piccole immagini, sì, intanto che tu le cerchi io racconto. Dunque, c'erano una volta i Celti. I Celti associavano un albero a ogni periodo dell'anno. L'albero simbolicamente rappresenta la vita e dal momento in cui ciascuno di noi è caduto da un albero come se fosse un frutto, secondo l'oroscopia celtica ogni individuo ne corrisponde uno che rappresenta la sua indole e il suo carattere. Il 4 di febbraio, secondo i Celti, Silvano è caduto da un pioppo. E colui che è associato all'albero del pioppo ha un forte senso dell'estetica e ricerca ambienti gradevoli per sentirsi a proprio agio. Il pioppo indica stabilità, perciò chi cade dal pioppo è persona fidata in qualunque situazione e assume molto seriamente le relazioni. È inoltre una persona selettiva, spesso solitaria, appassionata e con una spiccata indole artistica. Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine, Silvano, dalla fine del 2005 alla fine del 2009, lui e io eravamo seduti vicini almeno una volta alla settimana, che se le contiamo per difetto sono almeno 150 settimane, e se le moltiplichiamo sempre per difetto per 4 ore a settimana fanno 600 ore. Durante queste ore si cercava di fare del nostro meglio per la nostra professione, per trovare soluzione ai mille problemi che affliggevano noi, la città e più in generale l'architettura. Silvano aveva sempre qualche geniale intuizione, esprimeva concetti colti e interessanti come solo una persona intellettualmente e culturalmente eccellente può esprimere. Ma non poteva dimenticare l'indole artistica di uno che è caduto da un pioppo e disegnava con una penna sottile su dei fogli qualunque una straordinaria tipologia di architetture che si componevano a formare paesaggi suggestivi e commoventi come i sogni di un bambino. Il fascino dei suoi disegni mi ha reso ladra, e poiché lui li abbandonava sul tavolo prima di uscire, io li prendevo tutti. Poi un giorno gli chiesi di firmarne uno e lui mi disse che su quelli non valeva la pena di mettere una firma, ma che me ne avrebbe fatto uno tutto per me. Eccolo. Mi piaceva condividerlo con tutti voi. Grazie Silvano. Però a un certo punto della nostra vita in comune all'Ordine degli Architetti è uscito un libro, si faceva allora un concorso, non so se si fa ancora adesso, per gli under 40, insieme con la Consulta Lombarda degli Ordini degli Architetti, e ogni anno usciva un libro con i premiati, con i progetti premiati degli under 40. Credo l'ultimo di questi libri, io ho voluto che avesse sulla copertina il disegno di Silvano. Questo, e vi ringrazio tutti. Sì, allora. Pronto, pronto, si sente, sì. Io... mi immaginavo di dover porgere un ringraziamento fervido ma sintetico dopo
una serata così impegnativa. Mi rendo conto che non è possibile, non mi ero immaginato di essere così importante. Mi ha fatto dato gioia e dolore il ripercorrere dei percorsi che sono stati anche disseminati da molte delusioni. Però alla mia età, quando ormai si pensa di aver giocato tutte le carte, no? Non dispiace constatare che in fin dei conti qualche presenza l'hai ottenuta nella vita. Quindi vi ringrazio ancora molto e spero di poter anche rileggere quello che hanno detto i colleghi, perché stasera ho commesso una sciocchezza, mi sono dimenticato di mettere l'apparecchio acustico alla fine. E quindi mi sono sentito anche le cose. È un tormento, sapete. Può essere stata una fortuna. Grazie. Per noi. Marco Romano mi ha portato la fotografia di un pranzo nella sua casa di Sassello, quando eravamo tutti con i capelli neri. Bene, grazie a tutti, grazie soprattutto a Silvano di essere stato con noi e speriamo di rivederlo presto in un'altra serata, magari raccontando altre cose della sua lunga vita professionale. Grazie. Oh.